No, 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 ferma tutto. Cioè, so benissimo cosa state pensando. Affinity Photo è uno strumento per fare cose, mentre Adobe XD è uno strumento per fare altre cose. Sono perfettamente consapevole di questo. Quindi, il titolo vuole essere, tra virgolette, ironico e non fuorviante? Si può dire fuorviante? Direi anche di sì, dai. Allora, tecnicamente, però, questa qua è una cosa che viene fraintesa spesso, cioè molto spesso mi viene detto: "Ehi Simo, ma per fare questa cosa, per fare questa cosa, preferisci farla su Affinity o preferisci farla su XD?" No, ragazzi, non è la stessa cosa. Io utilizzo entrambi, ovviamente, durante il mio lavoro, ma appunto perché fanno delle cose diverse. Essendo io un web designer e non un grafico tradizionale, ovviamente utilizzo Affinity Photo per andare a fare il ritocco delle immagini nel minimo sindacale che mi può servire, per andare a ottimizzare le immagini, per gestire i loghi, le dimensioni, i tagli, qualche colore, insomma, qualcosina a smanetto, ma sicuramente non lo vado a utilizzare in veste di grafico tradizionale. Mentre Adobe XD mi permette di andare a creare le bozze grafiche, cioè vado a creare i mockup dei siti web, i prototype, eccetera, 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 insomma, tutto un sacco di cose che trovate anche negli altri miei video. Quindi non c'è una scelta da fare, si utilizzano due strumenti perché fanno due cose diverse. Però alcune cose sì, è vero, ce le hanno in comune. Per esempio, una casistica che oggi vorrei mostrarvi, cioè diciamo che oggi vi voglio mostrare come fare a fare la stessa cosa su Affinity o su XD, ok? E nello specifico, non a caso ho aperto questa pagina, una casistica che si trova spesso è appunto quella di questa immagine arrotondata con l'ombrettina, eccetera, 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 cioè la classica maschera sull'immagine. Cosa che, premetto, si può fare tranquillamente anche a codice, senza bisogno di utilizzare strumenti di grafica. Ma vanno comunque queste riportate nel momento in cui andiamo a fare la grafica, a presentare la grafica. In questo caso, se non ricordo male, questa mi sa che è proprio un'immagine arrotondata con la trasparenza. Assolutamente sì, confermo. Però avrei potuto tranquillamente andare a gestire questa cosa a codice. Allora, partiamo da Adobe XD. Io mi sono creato adesso una fottina profilo e vediamo subito le differenze. Allora, in questa schermata che vado a mostrarvi, mi prendo lo strumento per creare i cerchi, le ellissi, quello che volete, e mi vado a creare velocemente un'immagine con le dimensioni che mi interessano, 5x12x5x12. Ops, ho detto un'immagine, in realtà, ovviamente, volevo dire una forma. Allora, come funziona la maschera in Adobe XD per poter andare a generare questa forma rotonda all'interno del mio fotoprofilo? È facilissimo, ma veramente molto facile, ed è una cosa che adoro in XD. A me basta semplicemente andare a prendere la fotoprofilo e trascinarla dentro. Vedete? All'interno della mia forma. È XD che si arrangia poi a creare la maschera. Tra virgolette, questa cosa la fa per qualsiasi forma. Quindi, volendo, posso eseguire la stessa operazione anche all'interno del quadrato. E questa è una cosa veramente rapida, efficace e che adoro un sacco di questo programma. Andiamo a vedere invece, appunto perché fa cose diverse, vabbè, poi naturalmente dimenticavo. Possiamo andare ad aggiungere l'ombra da qui e andare a settarla come meglio crediamo attraverso i parametri che sono qua sotto. Poi non so, potremmo fare 10, 30 in questo caso. Le ombre e le varie opzioni che possiamo trovare all'interno di XD sono tutte abbastanza relazionate al mondo del web design, alla trasposizione a codice. Ok? A questo punto a me non rimane che, se devo usare proprio questa, selezionarla e andare a fare un'esportazione. Ok? L'ombra poi, volendo, se la può mettere anche direttamente a codice, eccetera, eccetera. Questo però a livello di bozza grafica. Se invece dovessi prepararmi una foto con le stesse caratteristiche da inserire poi nel sito web, come avete visto ho fatto nel mio sito, non la farei qui, ma l'andrei a fare in Affinity Photo. Cosa mi cambia? Mi cambia il meccanismo e mi cambia la possibilità di andare a esportare questa immagine in maniera più utile alla causa. In questo caso specifico, per esempio, potrei andare a crearmi, prendendo da qui sotto, vedete? Di default, quando aprite, avrete lo strumento rettangolo, basta cliccare e prendere lo strumento ellisse. Vado a crearmi il mio oggetto. Anche in questo caso faccio 512x512, senza blocco ovviamente delle proporzioni. Me lo metto qui un attimo. Faccio file, posiziona. Vado a prendere il mio oggetto.
lo metto qui, in un punto qualsiasi. Cambio un attimo il colore di questo qui, perché se no non vedete una mazza. Vediamo, lo faccio nero, tanto poco mi cambia. Ok, a questo punto mi basta prendere la mia immaginina e metterla sopra l'oggetto che voglio creare come maschera. Volendo potete anche opacizzarla un attimo, così che si veda bene cosa state facendo. Ok, perfetto. E non mi rimane che prendere l'immagine e trascinarla così verso, vedete, verso destra. Così da poter creare una maschera velocissima. Anche in questo caso poi mi basterà andare a ritagliare la parte che non mi serve, bla 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 bla, e andare poi a esportare, magari con la trasparenza, il mio oggetto. L'ombra, in questo caso, viene assegnata attraverso gli effetti di livello. Clicco ombreggiatura esterna e clicco sul titolo per poterla applicare. La mettiamo a 270, come quella fatta in XD, e poi andiamo a elaborare l'ombra che vogliamo. E anche in questo caso, vedete, il gioco è fatto. Due strumenti differenti che mi permettono di fare molto velocemente delle operazioni che in altri strumenti ci metterei un pochino di più a fare. Ribadisco, nulla che non possiamo fare a codice con un'immagine quadrata utilizzando un semplice border radius al 50% e applicando poi l'ombra con un box shadow. E anche per oggi è tutto, ragazzi. Dovrei dirlo prima di cliccare la campanellina e iscriversi al canale. Questo è un grosso errore che faccio ogni volta, però voi siete bravi e lo farete lo stesso. Il canale sta crescendo, io vi ringrazio un sacco, perciò andiamo avanti così e forse entro il 2080 riusciremo a raggiungere i 1000 iscritti. Ci vediamo alla prossima. See you next time!